privilegio di aprire i lavori di questa conferenza nella quale si parlerà e ne parleremo delle donne, soprattutto sulla donna albanese, migrante ma non solo. Ringrazio innanzitutto Confronti, organizzatore principale di questa giornata, d'aver costruito una rete di collaborazione a questa iniziativa che include sia la società civile italo-albanese che i media, con una spiccata sensibilità e vocazione verso gli albanesi in Italia e i migranti in generale. Mi sovviene qui una riflessione di Tina Anselmi, prima donna ministro in Italia: nessun progresso o conquista è dato per sempre. Questi devono essere mantenuti con impegno e vigilando. È certamente vero anche per i diritti che le donne hanno faticosamente conquistato in paesi come Italia e l'Albania. E credo che giornate come questa ci aiutino a ricordarcelo meglio e più a fondo. E oggi in Albania, ormai dopo 25 anni dal cambiamento del regime politico-sociale, il movimento delle donne è molto forte, molto ampio, ci sono tanti gruppi di donne, ONG, centri di donne, network, reti di donne anche sul piano nazionale e anche in rete con altre realtà balcaniche e internazionali che noi coordiniamo le nostre azioni. Quello riguardo alle donne, risultano la metà della popolazione albanese in Italia, che vuol dire che è una comunità dove è molto presente il nucleo familiare, ciò che ha agevolato l'integrazione della comunità albanese e della comunità albanese. Considerato anche il Consiglio d'Europa, i rapporti tra Italia e Albania sono tipicamente il caso in cui il mare che divide si è trasformato in un ponte che unisce i due paesi. Natürlich emigrazione shqiptar on data se shqyt shqiptare në vitet e para përveç se një valvul shkarkimi dhe një mundësi ekonomike. Certamente l'immigrazione albanese nei primi anni 90 fino ad oggi ha rappresentato sì da un lato una valvola di sfogo, ma anche ha rappresentato un fattore di sviluppo per l'Albania. Un paese che sta vivendo una emigrazione di ritorno molto importante, perché non è vissuta come un fallimento, ma piuttosto è stata trasformata da governanti intelligenti, in questo caso, in una potenziale risorsa, e di conseguenza questa potenziale risorsa costituisce un nuovo tessuto sociale, imprenditoriale, intellettuale, economico, politico del paese, che darebbe sicuramente diciamo la possibilità a moltissimi di trovare una collocazione in un quadro geopolitico nuovo, e quindi per esempio nell'Unione Europea, ma non soltanto, anche sul piano globale, come di un paese veramente esemplare.